ormai è diventata un'ossessione quasi. Tutti parlano di questa pandemia, del Green Pass, di tutte queste cose. Ma il problema, dal punto di vista mio, non è tanto la pandemia, che poi non esiste. La pandemia è un'altra cosa. Diciamo che c'è questo virus che ha creato dei problemi perché la gente non è preparata, perché prende le cose tutte sotto gamba, e hanno creato tantissimi problemi. C'è tanta gente che è morta non sapendo come mai. Sembra di stare nel 400, no? Quando c'erano quelle pestilenze incredibili e la gente moriva come formiche. Eppure ci siamo evoluti, ma evoluti per cosa? Abbiamo scoperto la penicillina, abbiamo scoperto tante cose che aiutano l'uomo a vivere un po' di più, no? Perché le malattie sono sempre dietro l'angolo, no? Ma basta un piccolo virus per creare problemi al mondo, a tutta l'umanità. E questa cosa a me, insomma, mi fa rabbrividire, perché poi alla fine queste cose qua ti fanno riflettere, per forza. Come fai a non riflettere? È impossibile non riflettere. Una cosa piccola così ha steso un pianeta quasi. Quindi il discorso, insomma, che c'è sempre stato, che il piccolo è più cattivo del grande, no? Quindi il grande non si riesce a capire, però. Vabbè. E la gente continua. Ho visto delle battaglie di persone che nella vita non hanno questa grande importanza, però con il fatto delle regole, delle mascherine, delle mani che ti devi sempre, insomma, disinfettare, perché c'è questa malattia dappertutto. Sono diventate diverse queste persone, sono diventate importanti, perché dicono: ah, la mascherina non la metti, ah, le mani non te le lavi, non ti disinfetti. È allucinante, quando fuori ci sono migliaia di malattie, ma migliaia, siamo pieni di batteri, di problematiche, e ci fa paura questo virus. È allucinante, è allucinante. E poi ci sono le battaglie di gente che dice: ma è giusto o non è giusto farsi la vaccinazione, vaccinarci, ma non lo so se è giusto. Per voi è giusto? Per me il fatto di vaccinarsi è una cosa semplice. Se ti va lo fai, se non ti va non lo fai. La vita è la tua, sei tu che decidi. Non c'è nessuno che deve decidere per te, neanche uno Stato come questo, che chiaramente stanno tutti quanti uno contro l'altro per vedere, insomma, chi prende più voti, no? Perché poi alla fine adesso ci sono le elezioni, quindi hanno visto che parecchia gente, insomma, non crede in questo nuovo vaccino che lavora sull'RNA, quindi manda dei segnali al nostro DNA e può comportare delle problematiche abbastanza importanti. Ma noi siamo qua, no? Noi facciamo tutto quello che ci viene richiesto, perché siamo in balia, insomma, così. Non abbiamo questa autonomia di decidere fortemente quello che bisognerebbe fare. Vabbè. Questo è dovuto solamente dal fatto che chi mettiamo al potere non è gente giusta. Per me è gente sbagliata. Ma non perché chiaramente voglio fare il rivoluzionario, no. Perché oggi chi va lì non conta più il colore, rosso, nero, verde, grigio. No, no. Conta mangiare, prendere soldi e andare avanti per comprarsi, che ne so, per comprarsi una bella macchina, per comprarsi uno yacht, per comprarsi dei vestiti, per avere una bella villa, insomma. Tutto questo era portato, ma non pensando al paese, quindi alle persone che soffrono. Se vi fate un giro dappertutto, c'è gente per strada, barboni, persone abbandonate che non hanno nessuno, e noi continuiamo a votare, no? Perché votiamo quelli, e poi non fanno niente per queste persone. Non si fa niente per le persone che sono uguali a noi, che hanno la stessa nostra anima, che hanno lo stesso nostro spirito. Ma
vengono scartate, sono quelli che stanno dall'altra parte della staccionata, che a nessuno gliene importa niente, perché chiaramente avranno avuto dei litigi, poi alla fine non sanno come uscire fuori da determinate situazioni e quindi si alcolizzano e quindi sono pessimi. Ma prima di giudicare queste persone, prima di dire queste cose, perché non abbiamo passato quello che hanno passato loro? Nessuno si pone la domanda, anche quando c'era all'inizio questa pandemia, questo virus, non è che pensavano le persone ai senza tetto, no, pensavano a loro, capito? Stiamo tutti dentro casa, loro non c'hanno una casa, non ce l'hanno una casa. Ma che cazzo dite? Voi che cosa dite? Non dovete dirle queste cose. Se devi aiutare gli italiani, loro sono anche italiani. Non puoi soffermarti solamente su quelli che hanno una casa, ma chi non ha una casa dove va? Aiutateli, no? Ma no, ma è meglio aiutare le persone che vengono da fuori perché veniamo pagati dalla comunità europea. Avete capito com'è l'uomo? L'uomo tende solamente al profitto, ai propri affari, non dà agli altri. È allucinante. Ma pensa se capitava alle persone che conosciamo bene, era dura, eh? Ma non gli interessa, non interessa. L'importante è andare avanti, l'importante è fare delle cose che comunque ci fanno stare bene, eh? Ma chi te l'ha detto che stai bene? Ma tu pensi che il bene è il bene, quello lì che vedi, quello che tu credi che è il bene, invece non è quello il bene. Il bene ancora deve arrivare. Tu pensi che l'agio è il bene, non è vero, perché c'è sempre qualcosa che non quadra, se ci fate caso, sempre, anche quando tutto... Ma perché la vita è fatta così, ci deve essere il problema, sennò che vita sarebbe? Sarebbe una vita molto scarna, molto senza niente, no vabbè. E a me mi viene da sorridere, perché sento talmente tante baggianate, o tante cazzate che è meglio, che veramente mi si accappona la pelle, mi vengono i brividi. C'è gente veramente assurda, ma specialmente chi chiaramente abbiamo messo là, che continua a dire delle cose e non le fa, è solo chiacchiera, come diceva un noto film, siete tutti, se chiacchiera è distintivo, vabbè, un film un po' di tempo fa. Io sono uno estemporaneo, io dico quello che penso nel momento che accendo il microfono e metto la musica, quello che viene fuori è quello che poi è per me importante, io cerco di comunicare con voi. È importante nutrire la nostra anima, è importante la cultura, è importante fare qualcosa per il prossimo, sì, è importante amare la mamma, il papà, i propri cari. Questo è importante. Tutto il resto è superfluo. È vero? Tutto il resto non serve a niente. Serve relativamente, perché poi a che cosa serve cercare di continuare ad arricchirci quando poi non siamo ricchi dentro? La ricchezza è dentro l'anima, dentro lo spirito. Non la fanno i soldi o il portafoglio. Il portafoglio ti dà un po' più di agio, stai un po' meglio, riesci a prendere qualche cosa, ma le cose che compri come sono materiali, non sono cose importanti. Cioè, a te ti serve un posto dove dormire, cercare del cibo, un posto dove ti puoi riparare, avere una famiglia, degli amici per confrontarsi, almeno di confronti. Il resto è superfluo, il telefonino è superfluo, non serve a un cazzo. Serve solamente a creare ancora più problemi, perché noi creiamo i problemi e continuiamo a creare problemi, capito? Perché noi già ce l'abbiamo i problemi. Il telefonino ha ampliato i nostri problemi. Il telefonino. Diciamo internet e tutte le varie cose, no? Comunque un po' mi sono rotto, perché vedere delle cose e sentire delle cose che non stanno né in cielo né in terra, a me dà molto fastidio. E non so a voi. Comunque, buonanotte.